Eccoci qua a bordo dello Sprinter, facciamo un bel cold start. Vediamo se si riesce. Tac. C'è una stacca batteria da qualche parte. Sembra questo. Sì. Proprio questo. Allora, vediamo se va. Eccolo qua. E questa simpatica sirena mi sta dicendo che è giù d'aria. Oh, che abbiamo la porta aperta. Ah, vediamo se lo scopro prima che mi spacchi i timpani. 6:30 di mattina, direi siamo quasi pronti per partire. Allora, come da buona abitudine, vi mostro un po' la plancia
E vi racconto qualche cosa che leggo sul libretto della macchina. Vi mostro un po' qua, eccolo l'interno. Abbiamo 24 posti a sedere, non è neanche piccolissimo in realtà. E ho già individuato una cosa che non funziona. Guardate qua, la nostra bella plancia, ovvero la porta di ingresso. Questa qua elettrica con l'autobus in piano si chiude, con l'autobus in salita si chiude, con l'autobus in discesa non si chiude. Dovrò fare una segnalazione all'officina, anche se immagino sia già stata fatta dai colleghi, insomma. Nel frattempo, cosa vi racconto su questo mezzo? Adesso siamo fermi un quarto d'ora a Tarcento e è un 2005, lunghezza 7 metri, larghezza 2 metri e 38. Leggo da libretto. Adesso vi mostro anche il posteriore. Eccolo qua. Da dietro sembra quasi un integro, un po' ristretto. Perfetto. Che cosa mi dice questo bel libretto? La forma non è particolarmente aggraziata. Sì. Fa un po' schifo esteticamente, però dentro è molto spazioso e molto funzionale. E vediamo che cosa mi dice qua il libretto. Il libretto mi dice che allora, il libretto mi dice che abbiamo un 2007 di cilindrata per la bellezza di 115 kW di potenza massima. È un po' scarsa, un po' scarsa, sì. Infatti, un altro difetto che gli ho già trovato è proprio nella coppia, nella spinta del motore, che a bassi giri proprio non c'è. C'è un turbo lag pazzesco e dobbiamo tenere la turbina bella in pressione nelle salite di monte aperta, altrimenti non si va su e bisogna scalare addirittura in prima. Non so se si vede, ma eccolo lì. Ruote posteriori ovviamente gemellate. Mi sembra di vedere una balestra. Da quanto scalza, sì, direi proprio sì, che sono balestre. Abbiamo ancora le gomme invernali, per cui presumo restino tutto l'anno ormai in servizio queste. Anteriori singole, però. Guardate che bruttura questo muso che si stringe così e il davanti che si stringe molto rispetto al posteriore, sembra un triciclo. Altra cosa che ci interessa particolarmente è la massa, uno dei dati che dobbiamo sempre conoscere, che in questo caso. Che in questo caso è di circa 6 tonnellate, per cui abbastanza importante per un motorino relativamente piccolo, come per cui una massa abbastanza importante per il motorino relativamente piccolo di soli 2700 cc. La coppia massima, come sempre, non me la scrivono, che alla fine è il dato che conta più dei cavalli veri e propri. E non so come mai, ma non so se sia una non so se sia una caratteristica di questo oppure no, ma in realtà a 70 km/h, adesso che venivo su da Nimis,
il motore è già impiccato, per cui non so se sia fatto per la montagna o se per arrivare a una velocità autostradale, ad esempio, sia necessario tirargli il collo. Dunque, adesso mettiamo via il libretto, eccola, il mio bel volantino Mercedes, andiamo a mettere in moto il prossimo mezzo con cui tra 10 minuti mi porto in stazione a Tarcento e poi scendo a Udine. Pronti via, si va a Sedilis, sono vuoto e non ho coincidenze, per cui vediamo come si comporta in salita questo catafalco con motore decisamente sottodimensionato, perché dai, dove andiamo con sto motorino? Fa ridere, cioè, sul Pajero che avevo qualche anno fa avevo un 3002, quello era un trattore. Sarebbe comunque piccolo per un mezzo di queste dimensioni, ma il 2007, cosa abbiamo detto prima che era? 2007-2008, Piemonte, questo è veramente imbarazzante. Vediamo come sale su per Sedilis, se ce la fa o se devo impiccarlo in prima e seconda. Penso che spegnerò anche il clima in modo che abbia un po' di slancio in più. Tocca usare tutti i trucchetti possibili per farlo andare. Anche se devo dire le marce sono veramente corte, non so, ma non passava i 70 orari sulla strada prima dove si poteva andare, sulla strada urbana da 90, non riusciva a passare i 70. Strano, ma ne deduco che il cambio, che ok, è un 5 marce, sia piuttosto corto, però comunque se sotto non c'è motore puoi mettere i rapporti che vuoi, che non va su. Strada della Bernadia, eh già, le strade da motociclisti. Dai che il prossimo anno al raduno invernale ci sarò anch'io col Ducatone. Tra l'altro non vi ho ancora presentato la mia moto di quest'estate e ve la porterò sicuramente sul canale perché è un mezzo assolutamente fantastico. Adesso sto risolvendo un piccolo problema con l'hands free, il sistema keyless di Ducati, perché non mi è stata consegnata la chiave passiva, che è quella che serve per duplicati. La chiave attiva mi si è spaccata, e quella si tiene in tasca di solito. Come dicevo, eccolo qua impiccato al Mercedes. Dicevo, la chiave di Ducati attiva che si tiene in tasca solitamente mi si è spaccata, ho perso un pezzo e non c'è praticamente modo di farne un duplicato senza averla passiva. Un bel problema che mi stanno risolvendo in RS Moto Udine, vediamo cosa tirano fuori perché non vorrei fargli cambiare tutto il sistema handsfree. Dai, in prima devo mettere. Switchando su il Mercedes Sprinter, presenta un difetto tipico di motori turbo di qualche anno fa, e
ovvero il vuoto totale ai bassi, che vanno sempre tenuti su di giri, in montagna o in salita, comunque vanno tenuti alti di giri, vanno sempre impiccati per far lavorare la turbina e avere un po' di spinta. Sì, sì, no, non mi piacciono queste cose. Occhio. Da quel punto di vista gli devo toccare almeno, hanno un bel motorino sotto che li fa salire con un po' di sprint. Dicevo, sicuramente vi porterò prossimamente sul canale la Ducatona che ho per quest'estate. Si tratta di un mezzo pazzesco, è un multistrada, non l'ultimo modello che è stato un po' rivoluzionato da Ducati, ma è l'ultimo vero Desmo col telaio a traliccio per quel che riguarda la parte turismo di Ducati, se così si può chiamare. Non è un modello a caso, ma è esattamente il Pikes Peak del 2018, mi sembra. Una moto pazzesca, una cattiveria. È una classica Ducati travestita da turistica con due valigie laterali, perché il DNA Ducati si sente tutto quando si spinge e quando si apre la manetta. E sul Pikes Peak, devo dire, anche sulle sospensioni, che sono fantastiche, monta le Ohlins, una volta tarate a dovere, lavorano veramente bene, danno un feeling di guida pazzesco e si può guidare come si vuole, si può guidare come un supermotard, si può guidare come una turistica, si può guidare col ginocchio fuori come una stradale. Non è il mio stile, però volendo si può arrivare a mettere il ginocchio a terra. Veramente un mezzo fantastico, mi sta dando tante soddisfazioni. Hands free a parte. Ma torniamo a noi. Eccoci qua con lo sprinter da impiccare in salita un attimo. Questo ovviamente al motore anteriore, per cui lo sentiamo cantare bene, sentiamo la turbina fischiare. Sicuramente non è una geometria variabile, perché sennò, perché altrimenti non avrebbe quel fastidiosissimo buco in basso. Dai che si vola, dai che giovedì, e si vola verso Sedilis con il Mercedes Sprinter di monta aperta. Non ho visto regolazioni per il volante, che è un po' scomodo laggiù in basso, preferirei alzarlo e tirarlo verso me, ma non ho... Dai che ti impicco, dai che ti impicco. No, ma perché non mi tieni la terza? Dai. Capito che è il motore di una Panda ancora un po', ma la terza potevi tenermi. Eccoci qua, ci godiamo il panorama di Sedilis. Ah sì, in realtà alla fine non gli ho staccato il condizionatore. Vabbè dai, forse qualcosina migliorava. Ma come spesso in periodo non scolastico non ho caricato nessuno in
salita e probabilmente non lo caricherò neanche in discesa, un po' di retarder. Ecco, quello va molto bene. Ha il giusto feeling e frena parecchio quando si tira giù di qualche scatto. Devo dire che anni fa, in cui lavoravo ogni sabato sera a 300, non sono mai andato alla scoperta di tutte queste frazioncine. In realtà per il locale con cui lavoravo mi è capitato spesso anche di fare giri pubblicitari, di volantini, locandine, insomma si faceva il tour a portare un po' di materiale qua e là per dare una mano, per far funzionare il locale, e che alla fine per primo ha creduto in me e mi ha fatto crescere come DJ. Però devo dire che tutte queste frazioncine non le ho mai passate. Andavo nei posti principali, Tarcento e dintorni, ma qua non so neanche quanto potesse aver senso fare un giro di locandine per gli eventi grandi, perché bene o male tutti presumo passino o per andare a scuola o per le attività lavorative o per fare la spesa o per qualche motivo per Tarcento. Anzi, ne approfitto, anche se immagino non guarderai i video, di mandare un grosso abbraccio e saluto a Zach, al gestore di quel locale, che ormai non c'è più, ha cambiato. Io là ci ho fatto esattamente 4 anni di stagione invernale e 2 di stagione estiva, per poi passare e fare il salto. Nel frattempo ho iniziato a lavorare con locali più grossi, anche a spot, e ho mollato il locale qua, ovviamente lasciandolo in mano ad altri 2 ragazzi che si alternavano e che erano discretamente bravi come DJ, per fare il salto e andare a fare il resident nella miglior discoteca di Udine dei tempi, ovvero il Minnamoro Disco Teatro. Come diceva il mio collega Pier Fedeli, che spettacolo Minnamoro, in cui poi ho fatto praticamente una stagione da resident e una stagione di feste universitarie, quando invece andavo a fare il resident al Tio Disco il sabato notte. Anche là devo dire mi ero trovato molto bene. Anche là uno staff fantastico, dei professionisti veramente di livello, sia al banco, sia alla sezione audio, luci, con alcuni di loro tuttora ho dei rapporti lavorativi in piedi. E clima ovviamente un po' meno familiare rispetto a questo di Tarcento, rispetto al The River Café, inevitabile per le dimensioni e per il tipo di gestione. Qua a Tarcento mi sentivo proprio a casa, mi sentivo parte del locale, mi sentivo parte attiva del locale, dello staff. E tuttora, eccolo qua il mio deriver. Ciao bello. Per il bene che mi sono trovato, per il clima che ho trovato, ci si trova ancora a fare qualche cena con l'ex gestore, a fare una pizzata, una pizza, un aperitivo, una cena con l'ex gestore. Grande Zach. Poi ovviamente avevo coinvolto il mio amico nell'organizzazione di eventi, l'ospitate Manuel. Poi al banco abbiamo avuto, poi al banco una pietra miliare era la Tati, anche lei, una vita che non la vedo, avrei piacere di salutarla.
Poi Manuela, un'altra super ragazza al banco. Ovviamente Paola. Più tutte le aggiunte, poi la Debbie, i primi tempi, poi ci ha abbandonato per altri locali, insomma. Belle cose succedevano a Tarcento il sabato sera. E niente, adesso aspettiamo di ripartire per Nimis, Torlano, De Bellis. Mi sa che mi vado a bere un caffè nel frattempo. Oh, a tutti penso. Tutti, tutti. Chi è senza mascherina? Con la pipì. Sì, è che... Non so se mi sta niente perché il giro è pieno. Sì, è un po' inutile. Più che altro a livello europeo in quasi tutti gli stati l'hanno tolta. Sui voli, su qualunque trasporto. Scuola, mi pare che non va, perché non è mica venuta, non l'hanno obbligati a mettere, si Sì, mette se vuole. infatti. Dai, che sentiamo come riparte in salita. Quasi non tiene la seconda. Che spettacolo. La cosiddetta dai colleghi papamobile. In effetti un po' ci somiglia, basterebbe tagliarsi una fetta dietro e potrebbe assomigliarsi, anche se un mezzo così, quasi quasi, io lo userei piuttosto come discoteca mobile. Si taglierei il fondo in modo che si arriva, si parcheggia, si apre le porte e iniziano le danze. Anzi, ancora meglio, taglierei fondo e tetto, e il fondo ovviamente altoparlanti e sul tetto la console rialzata con le gambe dentro, busto del DJ fuori, per portare in giro un po' di sana musica da ballo, o meglio, come la chiamiamo ultimamente, musica da zostra, perché con gli amici siamo sempre sulle zostre. Abbiamo fatto anche le magliette, abbiamo fatto un circo incredibile lo scorso anno. Appena riparte il beccofino, ripartiamo anche con le zostre, per modo di dire. Adesso, se non sbaglio, dovrei avere 2 ore di fermo a Monte Aperta, in cui andrò a buttarmi in un dirupo perché non passeranno più, ma per modo di dire. Anzi, in realtà se ci fosse una pozza con dell'acqua mi ci butterei dentro perché sto squagliando senza climatizzatore. Per far andare su un pochino sto catafalco è ancora più eccola lì la mia bella Volvo. Potrei quasi quasi aprire un sondaggio e per chiedervi cosa ne pensate dell'XC60.
non ve l'ho ancora presentata neanche quella sul canale, ma l'ho dovuta prendere al volo perché non mi stavano più gli impianti nella Subaru. E dunque lo scorso inverno ho venduto la Subaru e ho portato vicino una Volvo XC60 R Design d'occasione, 2400 cc di motore, cioè poco meno di sta corriera, con i suoi bei 200 cavalli che si sentono. Siamo appena stati in ferie in due coppie con quella, si calza veramente da Dio. Non è molto sportiva, è piuttosto ingombrante, ma si carica un sacco di materiale. E ho fatto nel frattempo un trasloco in pochi colpi tra macchina, tetto, carrello, l'ho portata fuori abbastanza bene. I consumi, diciamo, non sono il suo punto forte, anche se magari si potrebbero migliorare con una bella mappetta. Capiamo se tornare da e-tuning come avevo portato la Subaru, che era veramente cambiata, migliorata tantissimo nell'erogazione, più che nei cavalli, ovviamente ha guadagnato qualcosa, ma la Subaru aveva un problema proprio in partenza di erogazione. Con la mappa me l'avevano corretta e vediamo cosa possono fare, insomma, sulla Volvo. Enrico è veramente bravo, lavora molto bene, ha il banco frenato per trazioni integrali giù a Ronchi dei Legionari, e dunque mi sono trovato come obiettivo principale ho quello di tirar fuori un po' di coppia in più per abbattere i consumi, e di potenza ce n'è già abbastanza perché con i suoi 215, se non erro, cavalli già vola. Sì, potrei farla spingere anche a 250, però non mi interessa, mi interessa abbattere i consumi. C'era poco. Momento, sai. Eccoci qua, come avete visto ci sono le fiamme sopra Monte Aperta, sulla costa della montagna, nel canalone che vanno... Allora, vediamo dove si passa qua, tac, e via andare. Giusto? Sì. Allora, dicevo, come avete visto, il bosco brucia sopra Monte Aperta, le fiamme si sono sparse in questo canalone. Gli abitanti di questa frazione mi stavano raccontando adesso che è partito da un piccolo focolaio che, se avessero preso subito, probabilmente sarebbe già stato spento, ma non so se per mancanza di mezzi, perché i mezzi sono impegnati su altri fronti, o per quale motivo. L'intervento è stato ritardato di qualche ora e dunque il fuoco è salito lungo tutto il canalone, bruciando qualunque cosa si trovasse di fronte.
Per fortuna lassù non ci sono stavoli, non ci sono abitazioni o altro. Eccolo là di nuovo, sale. E però la vegetazione è andata, è anche una bella fetta, perché dal basso ovviamente la prospettiva non rende, secondo me. Sicuramente non alzo il drone perché non si può, e lasciamo lavorare l'elicottero di Santa Pace senza aggiungergli un fastidio in più. Però penso che dall'alto la vista sia abbastanza spettrale sul versante, sul canalone che sta bruciando. Che dire, siamo la regione più piovosa d'Italia, speriamo che arrivi in pomeriggio una perturbazione, speriamo che le nuvole che vedo qua sopra scarichino prossimamente il loro carico proprio su questo versante che sta bruciando. Sembra incredibile, eppure anche in Friuli è arrivato il fuoco, è arrivato un fuoco importante. Non so, voi cosa ne pensate sull'origine di questi incendi? Che siano dolosi o frutto di disattenzioni, di casualità? Chi lo sa? Certo, è un gran peccato vedere le nostre montagne e le nostre colline andare in fumo in questo modo. L'elicottero viene giù a caricare qua in una chiusa sul Cornappo, se non erro, e poi sale, anche se veramente, come si vede dal video, sembra uno spruzzo che fa veramente il solletico al fronte del fuoco. Non so se stiano cercando di spegnerlo o solamente di fargli un perimetro e di circoscriverlo. Sarebbe interessante conoscere le dinamiche, ma sicuramente lo vedremo sui notiziari, perlomeno regionali, immagino. Nel frattempo noi scendiamo di nuovo con lo sprinter a De Bellis, dove c'è coincidenza con la linea che sale a Taipana. Vediamo se mi scarica qualcuno da portare su. Poi torno a scendere, torno via Tarcento e ho un bel turnetto, ovviamente fatto per essere svolto da chi abita nella frazione. Noi che veniamo a sostituire salendo da Udine abbiamo una bella sveglia la mattina presto e una discreta scampagnata per arrivare su e prendere il mezzo. Là vedete l'elicottero che sta abbassando, sta andando a caricare acqua. Da quando sono fermo qua un 20 minuti avrà già fatto 7-8 giri sicuramente. Ad esempio, Taipana. Perché? Comune di Taipana, perché mi metti a De Bellis due inutilissimi rallentatori invece di sistemarmi l'asfalto delle strade che sono trivellate di buchi? Cioè, manco volendo uno si metterebbe a correre su di qua, o almeno io con la Volvo con i cerchi da 20 sicuramente no. Guardate, guarda là l'elicottero, guarda tac e su. Sì, esattamente, carica proprio qua sotto l'acqua. Se siamo fortunati lo ribecchiamo anche salendo.
In realtà stamattina, tra l'oscurità, tra la partenza un po' assonnata, non avevo ben realizzato che il fuoco fosse sopra la nostra testa e neanche che fosse così esteso, anzi probabilmente si è propagato poi nell'arco della mattinata, perché mi sembra strano non averlo visto. Eccola la nostra coincidenza, che non mi ha scaricato nessuno, per cui senza investire il pattinatore che viene su, noi siamo in orario, coincidenza l'abbiamo vista, e adesso proviamo lo sterzo di questo macinino per vedere se riusciamo a girarci. Ma sì, dai, guarda qua. Sì, si può. Lo sterzo glielo salvo, dai. Ha un buon razzo di sterzo. È vero che è corto, però mi sembra migliore ad esempio dell'Iveco che abbiamo appena incrociato, che sale a Taipana, del Daily che vi avevo già portato sul canale. Adesso qua, dato che sono comunque a più uno, sono in perfetto orario, vado lentissimo, vediamo se si riesce a riprendere qualcosa. Tra l'altro mi hanno detto che questi due mezzi assieme ai Neoplan, se non vado errato, prenderanno la direzione della Sicilia prossimamente, dovrebbero andare in zona Palermo o dintorni. Vabbè, insomma, colleghi della Sicilia, se vi arrivano i nostri due sprinter e i Neoplan, fatemi sapere come vi trovate. Perlomeno voi non avete dislivelli del genere da fare. Siamo proprio in montagna. Non siamo in Carnia, ma una discreta pendenza. Apposta sulla Volvo, prossimamente dovrò portarla a lucidare di carrozzeria e a riverniciare il mascherone, perché traslocando in un momento di disattenzione l'ho appoggiata ad un muretto col muso. Per fortuna ero al minimo proprio, e si è solamente appoggiata, però si è grattato il mascherone. E approfitterò del danno per portarla interamente da quadrifoglio a lucidare dentro e fuori in modo che sembri nuova. In realtà dovrei fargli anche un lavaggio del cambio automatico, perché inizia per qualche chilometro, ci dire con l'Audi mi supera perché questo coso non va su. Tagliando invece gliel'ho già fatto prima di andare in ferie, prima di partire per la Sardegna, in cui ci siamo sparati quei 2000 km tra andata, ritorno e girare un po' per le varie callette. Devo dire, non mi aspettavo i limiti di velocità così bassi, ci sono rimasto stupito, specialmente quando ho visto che li rispettano tutti alla lettera. Poi mi hanno spiegato che chi in Sardegna corre viene bastonato malamente, perché corrono quelli che economicamente sanno di poterselo permettere, quindi per cui fondamentalmente quando uno corre approfittano di fare cassa, perché sanno
o qualche VIP o qualche baronetto o qualche imprenditore, per cui ci siamo attenuti scrupolosamente ai limiti e farei uguale anche con la Ducati se dovessi andarci, anche se sicuramente sarebbe molto più gustoso fare le collinette, i saliscendi sardi in sella. Dal Mercedes Sprinter con un po' di malinconia per l'incendio là qui, che sarà sceso buoni 200-300 metri in 3 ore. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao belli!